Liberi.tv, Riccardo Cristiano. Siamo in compagnia di Dylan Jay, cantautore calabrese, con un singolo presente su YouTube dal titolo Never Die. Adesso chiederemo proprio a Dylan Jay da come, diciamo, nasce questo singolo e soprattutto qual è la sua storia di cantautore calabrese. Ciao Dylan. Buonasera. Allora, Never Die è un pezzo che nasce un po' così da alcune mie riflessioni. E ricordo che ero a Roma, ho vissuto lì un anno, quindi sai, quei momenti in cui ti chiedi, ti fai delle domande la sera, no? Prima di andare a dormire, quindi nasce proprio da lì, quindi mi sono chiesto come mai, cosa facciamo, cosa ci facciamo qui in realtà, e quindi Never Die è proprio l'inno, un inno a me, proprio per me stesso, un inno per me, per darmi forza, in poche parole, parlando proprio di lasciare un segno. E comunque mi sono fatto una domanda e grazie a Never Die ho ricevuto una risposta. Siamo qui per lasciare un segno, è quello che parla la canzone. Tradotto proprio, diciamo, lessicalmente, Never Die in inglese, in italiano significa giammai morire o semplicemente mai lasciarsi andare. Non so se sia corretta la traduzione, anzi se ci spieghi esattamente qual è la traduzione, riusciremo probabilmente a capirla ancora meglio. Beh, la traduzione in questo contesto comunque significa per non morire mai, proprio inteso proprio una morte non fisica. E infatti il ritornello dice: eccoci qui a guardare il cielo, a ballare, a sentire le vibrazioni dentro. E è proprio una frase che mi dà forza, proprio per non morire mai, cioè devo lasciare qualcosa di me, che può essere in musica, ognuno poi ha la sua, ha un suo modo per farsi ricordare, per essere eterno. Tra l'altro il video è anche un po' particolare, in quanto nella canzone ci sono due ragazzi che di spalle si tengono per mano, poi si voltano, si guardano negli occhi e io non voglio raccontarlo perché invito tutti a vederlo proprio su YouTube, però tu gli doni una chiave e questa chiave è un simbolo, tra l'altro la porti anche al collo, ma questo... Sì, vabbè, questa la porto sempre con me. Devi sapere che io le chiavi che indosso non le acquisto mai, me le faccio regalare, quindi lascio che gli altri mi regalino le chiavi. La chiave per me è un simbolo, il simbolo del futuro, la chiave apre le porte, apre le porte del futuro, quindi la chiave nel video è inteso proprio come l'apertura per il futuro, essere liberi di essere. Nel video ci sono questi due ragazzi che si guardano agli occhi, sì. Ma come vedi non c'è nessun bacio, non so se faccio spoiler adesso. Non c'è nessun bacio, comunque, perché non voglio che la gente aspetti il video di Dylan Jay e vedere due uomini che si baciano. Per me vorrei che un bacio fra due persone dello stesso sesso sia visto in qualsiasi posto e vista come una cosa per quella che è una cosa normalissima, che fa parte della vita umana, dell'essere umano proprio. Allora riprendiamo, sempre nel video della canzone Never Die ci sono degli altri simboli che abbiamo notato. Uno di questi è la croce che tu dai a una bambina, e questa croce sembra che come dire, possa rappresentare un po' la Chiesa, che alle volte è quella ufficiale, allontani più che unire. Tu parlavi ad esempio di una coppia formata da due ragazzi dello stesso sesso che si baciavano, insomma si toccavano, anzi del bacio non se ne parla. Ti parlo da ateo, nel senso tipo una persona atea ma che è molto spirituale. E io penso che nel video la bambina rappresenti proprio la mentalità giovane, e Never Die comunque è un video molto simbolico. Ho voluto lasciare intendere alle persone, volevo lasciare che la gente faccia una cosa che ultimamente si sta un pochettino perdendo, che è quello di pensare un po' sulle cose e chiedersi il perché ci sono queste cose. Quindi la croce è il simbolo di una delle religioni comunque più, diciamo, più sparse nel mondo, diciamo così, uno dei credi più
Sì, più diffusi sicuramente, sì, quello sicuramente. Quindi la bambina con la mano, con una croce, ho lasciato un po' intendere che sia qualcosa di come chiudere una mentalità, chiudere e dire quello che è giusto e quello che è sbagliato, non lasciare la libertà alle persone di un po' di capire quello che sia giusto e sbagliato. E non credo che un'istituzione possa dirci quello che va bene e quello che non va bene. Siamo persone con un cervello, con un'anima, con dei sentimenti, quindi sappiamo ciò che è cattivo e cosa è sbagliato. E poi l'amore penso sia universale, quindi mi piacerebbe che le persone ci pensassero un po' su, vadano un po' oltre. Pensassero e farsi tante domande, certo, sul perché, sul come mai, e poi le nostre scelte sono quelle che ci formano, fanno capire chi siamo realmente, quindi... Tu da dove trai esattamente le tue ispirazioni? Perché parlavi per esempio che sei stato a Roma, quindi a Roma hai passato un periodo particolare e hai scelto di scrivere, o comunque non si sceglie poi di scrivere perché penso che sia un'ispirazione, Never Die. Però le tue ispirazioni, diciamo, quotidiane, anche non so, lavorative, la tua vita privata, influenzano molto ciò che scrivi? Beh, sicuramente sì. Come ti dicevo prima, il mio momento migliore per scrivere, o dove traggo le mie ispirazioni, è la notte, la sera, prima di andare a dormire. Quindi io sono una persona che si fa tante domande, questo è sicuro, quindi cerco di darmi anche delle risposte. E le risposte che mi do le butto su un pezzo di carta e comincio a scrivere dei pezzi. Poi musicalmente parlando cerco di dare comunque un'aura di particolare, una giusta interpretazione musicale alle parole che scrivo. Tra l'altro il video, penso che chi lo guarderà potrà notare che anche stilisticamente è girato molto bene. Poi l'effetto delle candele, è cupo, ma allo stesso tempo riesce a trasmettere una positività del cambiamento, lo spiegavi tu nella chiave. Quindi io a questo punto passerei a un'altra domanda, che è quella della musica. Pensi che la musica, rispetto a, non so, correnti politiche, movimenti, sia riuscita a modificare il pensiero comune e quindi a cambiare realmente le cose nel corso di questi anni? Non penso solo alla musica, l'arte in generale. E sicuramente l'arte, che può essere una fotografia, un dipinto, una canzone, sia comunque quello che un artista ci vuole regalare. E l'arte è fatta per essere vista, per essere ascoltata, quindi è un qualcosa, un desiderio. Chiamiamolo così, è un qualcosa che vogliamo far vedere alle persone, vogliamo proprio aprire le menti e fare un po' riflettere su alcune cose. E esistono tante icone che hanno sì, ma anche sdoganato non tanto dei sentimenti o comunque degli stili di vita, quanto comunque proprio dei modi di pensare che magari un tempo erano tabù e invece adesso sono quotidiani. Dicevi tu il bacio è una cosa normalissima, se vai in Inghilterra, in Francia, nessuno guarda il bacio tra due persone dello stesso sesso, è una cosa normale, tranquilla, come due persone invece eterosessuali. Diciamo che non ho una bella relazione con la parola normale, e per me non esiste la normalità, non siamo nessuno, noi non siamo nessuno per dire questo è normale e questo non lo è, e quindi tornando alla musica comunque, io penso che un tempo il pensiero di uno era il pensiero di tutti, fammi passare un po' il termine, l'ignoranza comunque, un po' nei periodi antichi comunque si faceva affidamento a quello che diceva una persona sola e magari ci metteva anche del suo, giustamente era una persona come noi tutti, quindi da qui nascono poi altri credi, altri dogmi che
ma usciamo fuori tema poi. No, però è interessante, anche perché il tuo video in rete sta andando molto bene, si vedono dalle visualizzazioni. Tra l'altro è un singolo che è dance, quindi io credo che si possa ascoltare in giro, non solo nelle discoteche, ma anche appunto nei lidi. Quindi potrebbe diventare la canzone dell'estate ascoltata qui in giro in zona. Quindi uno si domanda alle volte, fai esibizioni in giro, comunque sei in procinto, in preventivo di farle queste esibizioni del tuo singolo, oppure si limiterà soltanto al video in rete? Guarda, io già un'esibizione l'ho fatta, mi sono già esibito sabato scorso in una serata LGBT al fresh. Molto fresh, okay. Quindi sono stato invitato e per me è stato un onore esibirmi su quel palco. E ci stiamo un po' lavorando, anche perché è uscito da poco, quindi bisogna un pochettino, ci vogliono dei tempi giustamente, certo. Prima che sicuramente sto lavorando anche molto sul visual, un visual un po' gothic anni 80, un po' particolare. Voglio esprimermi in tutto e per tutto in questo progetto, quindi che sia musicalmente, vocalmente e artisticamente a 360 gradi proprio. Tra l'altro il tuo video, lo dicevamo anche prima, non è un video che si limita semplicemente alla musica, ma si limita a trasmettere un messaggio. Quindi magari trasmettere un messaggio anche all'interno di contesti che possono apparentemente essere solo esclusivamente di divertimento, come la discoteca, vuol dire forse anche aprire una breccia culturale o comunque una breccia artistica non indifferente. Beh, certo, conta che ci sono molte canzoni dance, molte canzoni elettroniche, con testi impegnati che sono diventate testi iconici di disco music e di serate notturne. E per dirne una, Like a Prayer, per esempio, è iconica come canzone. Non mi voglio mettere sicuramente a confronto, però come vedi non è un... Una discoteca non è un campo a sé, sempre racchiude gente, sempre raccoglie diverse menti, quindi è anche bello in quei contesti ballare su testi profondi, anche perché forse anche lì, in quel contesto, gli dà più forza, forse. È vero, forse le capisci ancora di più e riesci a selezionare ancora meglio. Io, prima di terminare l'intervista, nella chiacchierata è emerso che comunque hai inciso altre canzoni, quindi chi volesse trovarle potrà sicuramente cercarle. Dicevi che sono disponibili anche su iTunes, quindi si possono anche scaricare. Come si può rintracciare Dylan J? Come si può, non lo so, chiedergli informazioni, scoprirlo, andarlo a vedere, non solo per la Calabria, ormai siamo comunque in rete e quindi si riesce a essere presenti ovunque. Beh sì, ormai sono su Facebook, si può cercare su Facebook, Twitter, Instagram, Dylan J DJ. E se volete vedere, anzi ascoltare i miei pezzi, perché non sono accompagnati da un video, potete cercare Dylan J Wills, che è un brano che praticamente è un discorso con me stesso. È Stereophonic Boy, che è un brano più trasgressivo, ma racchiude dietro un significato molto, molto intenso. E le parole dicono una cosa, però in realtà significa tutt'altro, qualcosa che non ti aspetti, che è proprio l'addiction, la passione per qualcosa. Per esempio in Stereophonic Boy si parla di proprio un addiction verso un artista, quindi un artista che diventa poi anche uno svago erotico, sì. Dunque tocco anche quei temi lì, anche perché la vita umana è fatta anche di quello, voglio dire. Ovviamente, io volevo chiederti soprattutto se l'etichetta discografica che ti supporta in questo momento e soprattutto chi ti sta sponsorizzando in giro, chi sono, se sono persone del luogo, se riesci comunque ad andare avanti per la tua strada o se è stata, diciamo, una ricerca quella di potersi, diciamo, esporre a livello mediatico.
Al momento sono supportato da Dissonance Records, che è un'etichetta calabrese, e ho presentato il mio progetto e loro sono rimasti entusiasti di questo progetto che volevo portare avanti. Ci hanno creduto e hanno deciso di rilasciare questo pezzo, di far girare il video. Devo ringraziare anche Tiziana Bagnato che mi segue, mi sta seguendo, e la cosa che mi fa più piacere è che lei ci crede fermamente in Dylan J e Never Die, comunque, come anche l'etichetta comunque. Io penso che comunque crederanno anche molti altri che guarderanno il tuo video, perché il tuo video, oltre a dare carica, dà speranza. E chi vede il simbolo della chiave, secondo me, trova una chiave di lettura particolare, non solo nel video, ma magari anche nella propria vita. Quindi il tuo messaggio continuano a portare avanti, anzi io spero che molte persone ti cerchino, perché io l'ho visto, altri hanno visto il video e a parte le visualizzazioni che ci sono, dovrebbe girare molto di più. Beh sì, la chiave ormai è il mio simbolo, come dire, chiave, manichini, ormai fanno parte di Dylan J, manichini. Vabbè, allora non lasciamo scoprire quello che possono vedere in rete su YouTube, quindi digitare Never Die Dylan J. Io ringrazio Dylan J per il tempo che ci ha dedicato e soprattutto Dylan, facci sapere se ci sono altri pezzi o se girerete un video. Sarebbe interessante seguirti nel backstage. Certo. Anzi, grazie per questa intervista. No, figurati, anzi, grazie. Comunque, se io pubblicherò tutto quanto su Facebook, quindi oppure vi farò sapere personalmente quando si gireranno, ci saranno altri eventi live. Perfetto. Grazie ancora, Liberi TV, Riccardo Cristiano, Dylan J.